sognare tutte le sere con Danici mie fede. Trasformate, ascolto e chiudo, rido che c'è black humor. Non ti rilassare, non c'è neanche nessuno. Signori del cattivo gusto, sentenze un po' su tutto. Sicuro tornerai sul po' di trasformate. Ragazzi, e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast sul canale Twitch del Doesn't Matter Podcast. Siamo ritornati, motherfucker, dopo questo 2020 che ci siamo lasciati alle spalle. Inizia una nuova stagione, la seconda stagione del Doesn't Matter Podcast qui su Twitch. E che cos'è il Doesn't Matter Podcast? È l'unico podcast che va in onda tutti i giorni dal lunedì a giovedì dalle 21 alle 23 con Daniele Doesn't Matter, che c'est moi, e Jimmy the Fear. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Questa sera si parlerà di sorpresa inaspettata, colpo di scena. Poi avremo il genio avremo le notizie flash, che ritornano anche loro, e avremo ben due geni del giorno, ovvero 24 ore di libertà e noia da lockdown. E infine l'angolo della morte. Mi sono veramente mancati questi momenti, Jimmy. Non so a te, ma ora comincerò a bombardarti da qui fino alla fine dell'anno con le notizie del giorno. E apriamo le notizie del 2021 con una news molto carina. Prendiamola come di buon auspicio per questo nuovo anno. Quindi prestate tutti attenzione, perché questa notizia porta fortuna e tutte le persone del mondo che non sono collegate in questo momento in questa live avranno sfiga eterna. Parenti esclusi. Ci troviamo in Puglia, precisamente a Bari. La protagonista di questa storia è Maria Elena, una donna disabile affetta da sclerosi multipla. Mi piace cominciare le notizie belle che portano fortuna con delle malattie gravissime. La donna era andata all'ospedale di Venere per fare delle visite. Uscendo dall'ospedale ha fatto un'amara scoperta. Dei ladri hanno rubato il suo unico mezzo di trasporto, la sua Fiat Doblò. Dopo lo sconforto... Pensa se avesse avuto una multipla, tra l'altro. Cioè, ma me lo stavo per dire che la Fiat Doblò è proprio una macchina di merda, non so se... Vabbè, ma cioè... una con la sclerosi multipla non poteva comunque comparsi la multipla. Ah, l'ho capito. Comunque, uscendo dall'ospedale ha fatto sta scoperta, i ladri le hanno rubato il suo unico mezzo di spostamento, la sua Fiat Doblò, e dopo lo sconforto una delle figlie di Maria ha tentato di aiutare la madre. Quindi che cosa ha fatto? Ha aperto il PC, è andata su Facebook e ha scritto un post. In questo post chiedeva aiuto per ritrovare l'auto della madre, specificando appunto che è malata di sclerosi multipla e il Doblò era il suo unico mezzo di libertà. Anche se te fa cagare, Jimmy, per questa donna era veramente l'unico modo per spostarsi e avere questo senso di mobilità. La notizia è diventata subito virale sui social, appunto, al punto che la nostra cara Maria Elena ha ricevuto una sorpresa inaspettata, caro Jimmy. Una cosa incredibile. Qualche giorno dopo, davanti a casa sua, i ladri hanno fatto ritrovare la Fiat Doblò con tanto di biglietto di scuse con scritto: anche noi abbiamo un cuore, scusateci, non sapevamo della vostra patologia, scusateci ancora, i ladri. Questa è una storia incredibile, Jimmy. Ma puoi far venire i sensi di colpa ai ladri? Quanto sei merda! Venire, il ladro gentiluomo. I ladri, tra neanche uno, cioè è stato proprio un colpo assurdo. No, mi fa ridere solamente tipo i ladri, cioè quindi il ladro sa di essere ladro nel suo cromosoma. Eh beh sì, gli ha portato via la macchina. Cioè... Anzi, quando non sono i figli di Troia che ti hanno rubato la macchina. Vabbè dai, già sono stati buoni a riportargliela, dovevano anche insultarsi. No, però vabbè, una bella storia, è iniziato bene il 2021. Te l'ho detto che sarebbe stata una storia propizia del buon anno. Non volevo cominciare subito con le mie torture mentali. Mi ha quasi emozionato oggi quando appunto stavo leggendo questa notizia e ho trovato questo biglietto.
E poi c'è la tua macchina parcheggiata accanto alla Fiat, si sono fottuti la tua per tornarsene a casa. Esattamente. Sotto c'era scritto, l'ho cancellato io Photoshop, prendiamo la macchina di fianco. Esattamente. Immagina l'altro come inizio del 2021, quello parcheggiato di fianco. Cioè lei mi hanno riportato la macchina, c'è l'altro, porca d***a. Avessi io la sclerosi multipla, mi riporterebbero le macchine. Che io penso che, cioè, quando ti rubano le cose, ora dici, è un'ovvietà, no? È una cosa che ci rimane di merda. Però io ho impresso questa scena di un mio amico, che tra l'altro gli rubarono due volte lo Zip. Lo sai che motorino è lo Zip, no? Sì. Aveva uno Zip SP nuovo. E allora mi ricordo la scena, tipo... Hai presente la scena del film di Aldo Giovanni e Giacomo quando lui trova la macchina rigata e sta ipnotizzato? Sì, noi usciamo da scuola, fermo. Sì, noi usciamo da scuola, c'erano tutti i motorini in fila e nel suo c'era c'era lo spazio vuoto e il bussolotto, come si chiama, dove metti la chiave del motorino, che sai che è stato stappato per rubaglielo, ed era solamente a terra sto bussolotto, e lui che è rimasto così. Immobile. Dopo 10 minuti ha fatto, ma porca troia! I genitori gliel'hanno ricomprato Ferragosto dello stesso anno. Andiamo a mare in una zona dove si parcheggiavano i motorini in alto e poi scendevi una scalinata, ci mettevamo a mare con le tende, passiamo la notte là, risaliamo e assistiamo di nuovo alla stessa scena. No. Cioè non c'era il suo motorino. Sì, il suo, di nuovo. Credo che a questo punto i ladri sono d'accordo con il concessionario e con i genitori. È un'associazione a delinquere. C'è rimasto malissimo, proprio mi ricordo, cioè, mi ha fatto una tristezza assoluta. È bello, immagino, caspita. Sì, perché, cioè, non lo so, è brutto, va, non so se te ti è capitato mai che ti hanno fottuto qualcosa, l'autoradio della macchina, qualcosa del genere. E mi hanno rubato dei braccialetti che indossavo e basta. Cosa ridi? Mamma, prima che ti fai i segoni mentali, Jimmy ride semplicemente perché Lollo gli ha raccontato la storia, non è che c'è altro. Per darvi un contesto a tutti quanti. Io indossavo in questo braccio 7 braccialetti d'oro che mi portavo avanti dalla comunione, eccetera eccetera. Che cosa è successo? Sono andato con Lorenz alla Notte Bianca a Casale. Morale della storia: quando salgo in macchina mi sono accorto che avevo il portafoglio vuoto ed erano spariti anche i braccialetti dal mio braccio. E non mi sono accorto di niente. Ovviamente l'ho raccontato ai miei, che non credono al 100% a questa storia, perché dicono, ma secondo me ti hanno aggredito, ma non ce lo vuoi dire perché... Vabbè, raccontala completamente. Poi accanto al sedile di Daniele c'era un panetto di cocaina. Di cocaina, esatto. Che era spuntato, ma il ladro praticamente gli ha rubato il braccio di d'oro e gli ha lasciato la cocaina. Era un ladro molto distratto. Con tutta quella cocaina che si fa, poi sono mica lucido. E quando è tornato a casa, sua mamma non gli ha creduto, perché ha fatto: mi chiama mamma, sì, la canzone. Ma cazzo è successo? Basta. Ciao Daniele, ma come hanno fatto a rubarti? Basta, troppe domande, smettila. Sì. È andata così. Ciao Daniele, come stai? Una domanda per volta, ok? E tu chi cazzo sei? Passiamo alla prossima notizia, Jimmy. Vai. Allora, la seconda notizia di oggi ha dell'incredibile, come tutte le nostre notizie, tra l'altro, ma non mi stupisco più di tanto per questa, perché accade in India, e come c'è sappiamo, in India le peggio stronzate capitano lì. E precisamente, sì, la foto è il Taj Mahal, ma non siamo qua, è una foto che ho preso a caso, come al solito. Ci sono 3 persone senza mascherina, 4, 5. Basta. Tra l'altro, adesso puoi confermare questa cosa. Mio papà, quanto assomiglia agli indiani? Vabbè, un po' sì. Cioè, guarda, l'indiano, mio papà, qualsiasi indiano. Comunque, povero Gianni. Vabbè, povero Gianni, non mi hai detto che è uno stronzo, ho detto che assomiglia a un indiano. Da quando è diventato un'offesa dire che sembri un indiano?
Non lo so, come se si offende lui. Non si può usare neanche più la parola con la I ora. Che ne so, non si sa mai come cambiano le cose con Twitch. Allora, tra poco anche meridionale sarà bannato. La parola con la M. La parola con la T, Terrona, non si può più dire. Solo quelli della tua gente lo possono fare. Esattamente. Mi immagino tu in Sicilia nel tuo ghetto, o oh, Terrone, come i neri si chiamano, o oh, negro, e tu invece fai il corrispondente. Sì, noi facciamo così. Oh, Terrone, bella bro. Camminiamo tipo con la canzone tutta così. Sure, 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 sure. E ci fate il rap su quella base. Sì, sì. You're so good, mate. Giusto con quella collana d'oro con la Trinacria qua gigante con il culo della Sicilia. Bellissimo. Allora, ci troviamo per questa notizia nel distretto di Kikkamagaluru, nel Karnataka. Non è importante, ma era tanto per dire dei nomi strani da leggere. I protagonisti di questa storia sono due fratelli indiani, Navin e Ashok, che hanno deciso di sposarsi, non tra di loro ovviamente, ma, no, ma con le rispettive fidanzate. Quindi sono due fratelli maschi che vogliono sposarsi con le rispettive fidanzate. E hanno pensato bene di fare il matrimonio nello stesso giorno, in modo da fare dei festeggiamenti della Madonna. Prestate tutti attenzione per questa storia, perché sembra falsa, ma vi assicuro che è tremendamente vera. Tutto procede secondo i piani fino al giorno del matrimonio, dove uno dei due fratelli decide di non presentarsi e non farsi più reperire. Quindi tutti si chiedono che fine ha fatto Navin, perché non si è presentato all'altare insieme all'altro fratello dalle due mogli. Navin aveva un'amante segreta che gli ha detto: se tu ti sposi, io vengo al tuo matrimonio e mi avveleno davanti a tutti. Navin quindi ha deciso di non sposarsi più e di scappare con la sua amante segreta. Uno, perché la ama, e due, perché non voleva che si consumasse questa strage. Ma torniamo invece al nostro matrimonio, dove Sindhu, la promessa sposa di Navin, è rimasta in piedi come una povera stronza ad aspettare il suo futuro marito, che non si è mai presentato perché era scappato con l'amante. E oltretutto, questa qui, immaginatela in lacrime, che vedeva l'altro fratello che si stava sposando con la sua moglie, era tutto contento, coronava il suo sogno, e questa povera qui aspettava l'altro che non arrivava. Morale della storia, come dicevo, lei è esplosa in una crisi di pianto incontrollata, nulla riusciva a consolarla, finché suo padre le si avvicina, senti bene Jimmy, si avvicina al padre di questa ragazza e le dice: figlia mia, devi reagire, non è la fine del mondo, guardati attorno, chissà quanti altri bei giovani ti vorrebbero sposare. Allora Sindhu alza lo sguardo, vede un giovane tra gli invitati e dice: ok, voglio quello. Chandrappa, che è il giovane che è stato indicato, si alza e dice: vabbè, a me sta bene. E il giorno stesso si sono sposati. Grande. Però sicuramente è una storia, possono raccontare la storia di un matrimonio figo. Sentiamola. Ah no, no, posso... loro possono farlo. Sentiamoli. Sì, sì. Voglio spostare mia figlia. 2 euro, figlia mia. Accendino, cosa? Accendino, fazzoletti, figlio. Tutto 1 euro, amico. Questa è una battuta alla fede, Jimmy. Gli indiani non parlano con me, i marocchini. Comunque, è una cosa incredibile. Cioè, immagina che situazione. E come parlo? Come gli indiani. Che babballano, quelli come sono, non lo so. Gli indiani... come Apu dei Simpson, va. Esattamente, quello. Parlano come Apu, come conferma Daniel San. E comunque, no, è stata anche questa una notizia incredibile. Sembra quasi uscita da una soap opera indiana di Bollywood, invece è la tremenda verità. Ah, tra l'altro, ho anche la foto dei due. Lei è la tizia che è stata lasciata all'altare e lui è il nostro Chandruppa che si è alzato dal pubblico e ha detto: va bene, ti sposo io. Minchia. Non so chi dei due. Cioè, minchia.
Mi è solo da commentare così, mi è uscito dal cuore. C'è un motivo se Lavin non si è presentato in chiesa. Buttano della miseria. Tra l'altro lei è vestita come Goku, però col vestito azzurro. Che cazzo, la felicità dei due anche. Immagina l'altro. Cioè, che cazzo. Questa è la foto che lo ricorderà per sempre come il giorno più felice della sua vita. Il Power Ranger bianco, il Power Ranger blu. Fasul. Fasul è il nome di un indiano. Ciao Fasul. Okay. Poi con lui che lo racconta agli amici. Che hai fatto oggi? Niente, sono stato inviato a un matrimonio, poi mi sono sposato con la sposa. Esatto, non lo so, voleva sposare nessuno, mi faceva pena, mi sono alzato io. Guarda che cesso. Lady Fairy ci fa notare che è come la foto di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Esattamente. Però sono, non lo so, sono peggio questo. A parte che lei sembra un uomo, però non facciamo body shaming, non lo so. Cioè, ha delle sopracciglia che sono un'autostrada, buttate la miseria. La prima notizia flash di oggi è freschissima perché è accaduta questa matita, questa mattina a Milano. È caduta questa matita a Milano stamattina, si è rotta la mina. Allora, cosa è successo questa matita? Questa mattina è successa una cosa che ti riguarda, presta attenzione, perché vicino a Piazza Cadorna un uomo di 36 anni stava spippettando felicemente la sua sigaretta elettronica quando improvvisamente è esplosa, provocandogli bruciatura alla mano, al braccio e alla zona genitale. È stato portato in codice giallo all'ospedale di Guarda. Ok, il braccio è quello che mi chiedo anch'io. E se la fumava col cazzo, non ho capito. Guarda, 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 bravo. Pum. Comunque, che cazzo di sigarette è? Cioè, quanti watt aveva? 800 watt per fare un'esplosione del genere? Se era un gruppo elettrogeno. Al posto della batteria metteva i bussolotti di dinamite. Sì, che cazzo è? Vabbè, usciva con i cavi della macchina. Quando la doveva caricare. Sì. Hai i cavi che devo caricare la sigaretta, sigaretta elettronica. Accelera. Quando i presidenti si danno il cambio, c'è un rituale che non so se conosci, Jimmy, ovvero fa parte delle prassi, sì, che la First Lady incontri la nuova moglie del nuovo presidente per discutere della vita presidenziale, degli obblighi, delle cose da fare, eccetera, eccetera. E la notizia che sta facendo molto discutere gli Stati Uniti è che Melania Trump ha negato l'incontro con Jill Biden. Gli ha detto: no, mi spiace, non ti voglio incontrare, sono cazzi tuoi, io fra due giorni me ne vado e amen. Sto cagando nel cesso, troia. Sta spalmando la merda su tutta la Casa Bianca. C'è quello, gli cago nel cesso. Nella stanza ovale gliela fa, gli fa trovare una sorpresa sotto la sedia. E per concludere le notizie flash, un cane poliziotto della polizia dell'Ecuador ha fiutato un container contenente 1,3 tonnellate di cocaina destinate all'Estonia. Quindi 2001 rovinato per l'Estonia. E se 1,3 tonnellate di cocaina vi sembrano tante, sappiate che l'anno scorso, sempre in Ecuador, hanno stabilito un nuovo record, sequestrando 128 tonnellate di cocaina. È una roba incredibile. Non so neanche in euro quante sono. Ma no, ma anche in dimensione, cioè, non, come faccio a dire? In dimensione un sacco, sono. È una montagna. Saranno, sì, un sacco di container saranno. Un centinaio di container. Che ne so, non Jimmy, io stavo facendo i calcoli mentali, ma che me frega. Quanti container saranno? Vediamo, 128 tonnellate di viso. Quanto tiene un container? Monica! Daniel San è il suo amico. Daniel San ha scritto: in braccialetti d'oro quanto saranno? Non lo so, allora, con 7 quanti te l'hanno dato? Zitto!
Come vi abbiamo accennato all'inizio live, i geni del giorno di oggi sono ben due. E ci troviamo a Torino per il primo. Il nostro genio del giorno è un pusher di 20 anni. Di a tutti quanti che cos'è un pusher, Jimmy. Uno spacciatore. Aspettavo una descrizione più lunga, potevo dirlo io. Quello che si leva il fumo, come lo volete chiamare? Quello. Se glielo chiedevo a Fede mi avrebbe detto aspetta, ma il pusher è vivo o morto? Ma suona la tromba o il pianoforte il pusher? Allora, che piazza di Torino è questa? Stavamo dicendo, il nostro genio del giorno è una foto a cazzo? No, no, è una foto di Torino, però è... non è piazza, è l'unica piazza che non conosco di Torino, ok? Va bene, dovrebbe essere Vittorio Emanuele forse, però c'è un santo, quindi credo di no, non lo so. Cazzo, prendi una foto a meno che stai di Torino. Ho preso quella che mi piacevano i più colori, va bene? Effettivamente i colori sono belli, sgargianti, per questo ti ho chiesto qual è questa piazza. Vabbè, ma non è che i colori sono sempre così in quella piazza. Vabbè, non è che cambiano il palazzo quando ci vado. Ma il cielo sì. Ah, vabbè, quello sì. Poi non mi fare queste domande, che te, ricordiamolo per non dimenticare, hai scambiato Catania con Milano. Comunque, posso fare vedere una cosa, non è perché, cioè, tanto lo sai che vanno a puttana queste cose, però guarda. Guarda la lava lamp che cosa ha fatto. Cioè, perché mi sta facendo questo? Che forma è? Un pene nero. Sì. Che cosa vuole dirmi? E questa cosa con questo bulbo sopra. Finché rimane chiusa dentro il vetro sei al sicuro, Jimmy. Preoccupati, sì. Quando uscirà. No, perché ho detto la lava lamp figa, fa le bolle, invece. Invece fai... sono cazzi. Sì. Sono cazzi così. Vabbè. Allora, piazza della Consolata, grazie mamma. Togliamo il punto interrogativo e diciamo che è così. Ci troviamo a Torino, a Piazza della Consolata. Il nostro genio del giorno è un pusher di 20 anni che martedì scorso è stato arrestato nel suo appartamento in via Giacomo Medici. All'interno i poliziotti hanno trovato crack e cocaina. Giovedì si è poi tenuta l'udienza di convalida dell'arresto e nonostante tutto è stata disposta... Cosa ridi, Jimmy? Sentiamo, cosa c'è che non va bene? Hanno trovato anche 7 braccialetti d'oro. Signora Patrizia. Secondo me mia mamma va a finire che ci crede veramente. Sì, secondo me mamma qualche dubbio ci viene. Allora, stavamo dicendo, giovedì scorso, quindi quattro giorni fa, si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto e nonostante tutto è stata disposta alla scarcerazione grazie al lavoro dell'avvocato del tizio. Quindi il giovane pusher nella giornata di giovedì 14 gennaio è tornato in libertà. No, giovedì non era... Sì, 14 gennaio è tornato in libertà. E che cosa è successo però? Avrà imparato la lezione il nostro giovane amico pusher, secondo te, Jimmy? No. Ovviamente no, perché altrimenti non sarebbe il genio del giorno. Quindi, appena è uscito dal carcere, cioè dalla questura, non lo so, dopo neanche 24... lì, dove stanno i criminali. Dopo neanche 24 ore dal rilascio, la polizia l'ha ritrovato in strada mentre stava spacciando. Il ragazzo, mentre lo stavano di nuovo arrestando, che non erano passate neanche 24 ore, ha dichiarato: vi prego, non arrestatemi, sto cercando solo di tirare sui soldi per pagare l'avvocato che mi ha fatto scarcerare. E questo è il nostro genio del giorno da Torino. Siamo ad Asti. È marzo 2020, è appena iniziato il primo lockdown ufficiale e la noia di stare chiusi in casa comincia a farsi sentire. Kerila, grazie mille per l'abbonamento, bentornata. Allora, mentre appunto è partito il lockdown, sono tutti chiusi in casa, la gente si annoia, chi non si annoia sono quelli del pronto intervento, che in soli 2 mesi, quindi marzo, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio,
hanno ricevuto centinaia e centinaia di chiamate di emergenza per segnalare, per segnalazioni di incendi, rissi e furti. Ovviamente tutto questo in pieno lockdown. Quindi, quando si precipitavano poi sul posto dove hanno fatto la segnalazione, non trovavano nessuna di queste emergenze, che si rivelavano quindi essere delle chiamate false. Tra l'altro immagino sto tizio qua tutto muscoloso quando... Minchia, sto guardando lui quando è incazzato. Questo è meglio non farlo incazzare. Allora, quindi si presentavano sul posto dove da cui veniva fatta la segnalazione e la chiamata risultava falsa, non c'era nessuna emergenza. Dopo l'insistenza di queste chiamate sono iniziate le indagini e si è scoperto che queste telefonate di false denunce arrivavano tutte dallo stesso identico posto. Morale della storia, qualche giorno fa sono partite le indagini, quindi torniamo ai giorni nostri, e la squadra mobile di Asti è risalita agli autori di queste telefonate. E gli autori sono ovviamente i nostri geni del giorno. Un uomo di 60 anni e un ragazzo di 30, rispettivamente padre e figlio. Utilizzando un telefono senza SIM, che come sapete senza SIM si possono comunque fare le chiamate di emergenza, durante il lockdown hanno cominciato a fare queste false segnalazioni insieme. Al momento dell'arresto hanno dichiarato: "Ehi, perché la fate così grande? Ci stavamo solo annoiando, non avevamo niente da fare, così abbiamo pensato che questo potesse essere un ottimo scherzo divertente per passare il tempo." Io ti vedevo un po' in confusione a cercare la sigla. Eccoci qui nell'angolo più della morte. Torna l'angolo della morte, ma insieme a lui non tornerà più Phil Spector. Si spegne oggi all'età di 81 anni il discografico statunitense che produsse Let It Be e Imagine. Ah, che dispiacere. Aspettavi che dicevo qualcosa? Sì, se volevo vedere la tua reazione, so che sei un grande fan dei produttori musicali, quindi... E a salutarci definitivamente ci pensa anche Solange, nome d'arte di Paolo Buccinelli, era un noto sensitivo e opinionista italiano. È stato trovato morto a casa sua all'età di 68 anni per cause naturali. Tra l'altro la cosa che mi fa strana, che mi fa strano di questa notizia della morte di Solange, poverino, però è stato ritrovato morto a casa sua all'età di 68 anni per cause naturali. Ora... A 68 anni le cause naturali sono un po' preoccupanti. Ma la cosa che mi chiedo è perché non si è letto la mano da solo. Oh cazzo, oggi finisce la mia linea della vita. Ragazzi, la live finisce qui. Noi ci vediamo domani nel pomeriggio, che uscirà questa puntata rimontata nel canale dedicato al podcast e uscirà anche su iTunes come podcast e su Spotify e anche Google Podcast, Amazon Audible, eccetera eccetera. E ci rivediamo domani sera alle 21, che domani c'è la tier list, quindi prima tier list dell'anno. E niente ragazzi, a domani sera, ci vediamo alle 21 qui su Twitch. Ciao.